Ragazzi, guardate bene da parissimo canale, io sono Magnus, sono sempre stato affascinato dagli acquari, ne possedevo in passato qualcuno, ma è finito male. Ho visto che c'è un gioco gestionale, manageriale, di un parco giochi dove creiamo tutta una serie di acquari, dobbiamo anche dare da mangiare. Non lo so, vediamo? Che dite? Proviamo. Ah, naturalmente siamo su Mega Aquarium, vabbè. Mi perderei. Ah, tra l'altro poi c'è anche l'opzione della gestione delle mod, quindi vuol dire che evidentemente possono anche essere aggiunte tutta una serie di mod. Vabbè, vedremo poi più avanti. Direi di fare inizio partita, cioè sia campagna, sia headbox, direi di fare campagna perché Villa del Sole, facciamo difficoltà normale perché impara le basi costruendo un piccolo acquario da zero. Allora, ha il compito di costruire da zero un piccolo acquario qui a Villa del Sole. Prima di affidarti dei fondi, mannaccia, gli investitori possono assicurarti che tu conosca i controlli di base. Vabbè, completa gli obiettivi che trovi in alto a destra dello schermo per dimostrare di sapere cosa stai facendo. Per ottenere maggiori informazioni sull'obiettivo, posiziona puntatore sul pulsante info alla sua destra, in bocca al lupo. Crepi! Ok, quindi posiziona il pulsante. Sposta la visuale, ruota la visuale, perfetto, mi potete portare sulla I, in alto a destra, sembra questo? Sì. Ma credo che sia questo, sì. Andiamo già in difficoltà? Porca miseria. Sposta, non si sposta, ok, questo abbiamo detto, ruotare. Vabbè. Fantastico, appena sbloccato il primo funzionamento per il tuo acquario. Pare facile per adesso. Usa questo denaro per acquistare tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare. Trovi un elenco di nuovi obiettivi che hai appena ricevuto. Abbiamo bisogno di leggere questo o qualsiasi altro messaggio per utilizzare il tuo pulsante. Vabbè. Allora, iniziamo. Dobbiamo costruire vasche di base. Le vasche sono l'abitazione. Puoi continuare una delle nuove costruzioni sulla sinistra dello schermo. Premi il pulsante grande per raffigurare una vasca e seleziona una vasca di base. Vasca di base, capienza la quantità di pesci che questa. Ok, 8-18 quindi. Metto qua? Al centro l'abbiamo messo, sì. Due ne devo fare, fantastico. Allora metto una a fianco all'altra. Ok, collega un filtro di base a ciascuna mare. Filtro di base. Ok, filtro via. Il filtro di base, una sezione macchinari di menu, costruzioni, premi il pulsante per raffigurare ingranaggio, acqua. Non ho capito. Per il pulsante, troverai il filtro di base nella sezione macchinari e menu costruzione. Macchinari, questo che cavolo è? Ah, filtro di base, eccolo qua, perfetto. Quanti ne devo fare? Collega un filtro di base a ciascuna vasca. No, questo elemento deve essere posizionato accanto a una. Ok. Perfetto. Collega un riscaldatore di base a ciascuna vasca. Riscaldatore di base. Riscaldatore di base, questo? Questo no, questo è pesci, penso, sì. Questo, lattuga, ah, questo è il contorno, mangime, deposito, perfetto. Questo poi si dove? Riscaldatore di base. Ah, per te, infatti io non lo tenevo spesso a temperatura, infatti i pesci si sono fottuti, vabbè. Dove lo colleghiamo? Penso che deve stare tipo qua. Perfetto. Però così sono brutti, vabbè. Aggiungi delle damigelle. Delle damigelle coda gialla a ciascuna vasca. Damigelle. Pesci altri sempre. Ah, siamo dei pesci. Damigella. Eccolo qua. Ok. Allora non si vedono, eh. No, forse non mi si. Ok. Sono un po' piccoli però, vabbè, fa niente. Aggiungi una decorazione. La decorazione l'ho vista che stavano qua. Facciamo una roccia e una lattuga. Ok, penso di aver anche sbagliato. Fantastico. Costruisci un recipiente per mangime. Allora, recipiente per mangime, abbiamo detto filtro di base. No, di qua, lattuga, rocce piccole, mangime. Allora, il mangime va posto a distanza, dici? Ma questo come si fa a muovere? Scusate, vediamo un po' perché.
Ah, così. Lo posso mettere pure qua? Sì. Un po' lontano, vabbè. Costruisci un deposito attrezzi. Ruota con la rotellina del mouse. Deposito attrezzi è questo? Deposito attrezzi, sì. Certo, fa schifo. Comunque, mettiamolo qua, dai. Assumi un acquarista. Allora, l'acquarista non so dove si mette. Aspettate. Il personale si presenta personale. Però qua sono varie attrezioni, Ah. Quindi da qua posso avere anche tutta una serie di prospettive diverse. Ok, va bene così. Assumi. Dove l'assumiamo? Se poi si prende cura degli esemplari. Vabbè, assicurandoti che vengano nutriti ogni giorno e si occupa della manutenzione dei macchinari. In seguito ti servirà il personale. Assumi personale. Apri premendo il pulsante che raffigura l'uomo o la donna in basso a destra. Ah, qua giù, ok. Allora, gestisci, no, assumi. Ma prendiamo la donna, dai. Perfetto, basta. Possiamo anche chiudere. Apri il tuo acquario. Come se apri l'acquario, vado avanti. Quando tutto è pronto, apri il tuo acquario premendo il pulsante e clicca qui per aprire. Ok. Fantastico. Praticamente due vasche ci abbiamo. Fa schifo. Ottimo lavoro. Hai appena il tuo piccolo acquario e è già arrivato il primo visitatore. Ogni volta che un visitatore entra nell'acquario paga del denaro. Ma va per entrare. Inoltre, mentre ammira la tua vasca, ti ricompensa con dei punti ecologia che puoi utilizzare per sbloccare nuove specie per il tuo acquario. Ah, scegli il tuo prossimo progetto. Che Pseudocromide purpureo. Ok. Ottimo lavoro, hai iniziato a ricercare un nuovo animale. Ah, man mano che accumuli punti, ma ti avvicini. Ah, vedi, ok, fantastico. Sì. Ti stai prendendo cura? Mamma, che capelli che c'hai. Sblocca il tuo primo pesce. Vuoi velocizzare e scorrere il tempo premendo il pulsante temporale? Sì, da qua penso. Nuovo elemento sbloccato negli animali. Perfetto. Hai appena sbloccato il pseudocromidi purpureo. Ok. Se volessi rallentare un attimo. Ok, fantastico. Metti gioco in pausa. Gioco in pausa. Gioco in pausa. No. Qua. Ok, perfetto. Amplia il tuo acquario. Ok, forse qua lo facciamo un po' più difficile. Amplia il tuo acquario. Per fare posto con una nuova vasca, inizia selezionando lo strumento amplia in alto a sinistra dello schermo. Premi il pulsante che raffigura quattro piastrelle e il segno più. No. Filtro di base. In alto a sinistra abbiamo detto. Forse è qua. Spostare decorazioni esemplari. No, dove sono? È questo penso, sì. Ok. Ora premi il pulsante a sinistra del mouse e tenendolo premuto, trascina per selezionare un'area. Quindi così? No, ah, ma aspetta, ma forse devo ampliare l'acquario nel senso di qua. Ah, ok, fantastico. Ora ho capito. Ok, però sto spendendo un po' troppi soldi, penso, Perfetto, penso che così ci siamo, vero? Sì, vabbè, fa un po'. Facciamo un po' più grande, perché così fa schifo, però. Allora. Perfetto. Pare di sì. Costruisci una vasca grande, perfetto, quindi vasca grande, vasca base, filtro, no. E c'è solo questa, perché vasca grande? Clicca e trascina, vasca grande, allora forse ho sbagliato, aspetta. Tieni il pulsante a sinistra del mouse, costruisci una vasca e trascina per ampliarla. Tieni premuto il pulsante a sinistra del mouse mentre costruisci una vasca e trascina. Ah, vedi, ok. Allora, una l'abbiamo messa qua. Vasca grande, ma non l'ho fatta tanto grande, vogliamo fare un'altra, aspettate. Tieni premuto il tasto del mouse mentre costruisci una vasca e trascina. Ok, quindi questa vasca di base, ne facciamo un'altra più grande, dai. Ma più grande non la posso fare, questo è il massimo che la posso fare, ma sul serio, vabbè.
Pensavo si potesse fare più grande. Aggiungi un riscaldatore e un filtro di base. Ok, normale. Quindi, mangime, deposito attrezzi, allora filtro. Ok. Ma sempre vicino devono stare, è vero? Sì. Ci vuole anche il riscaldatore che sta qua. Ok. Però sono brutti gli scalatori. Aggiungi uno pseudo, però, un pseudo ma una nuova. Ok, quindi pseudo dovrebbe essere questo, sì. Ok. Che è successo? Avrai notato che il set di icone accompagna la creatura marina che ricerchi e acquisti. Rappresenta una necessità di ciascuna specie. Se non le soddisfi, la salute dei tuoi esemplari ne risentirà. Ah, ok, quindi deve stare. Gli investitori ti hanno dato la possibilità di acquisire esemplari di una nuova specie, le castagnole bianche e nere. Aia. Quindi devo stare attento praticamente. Clicca qui a sinistra per maggiori informazioni. Ah, vedi. Mazza, si apre tutto. Dobbiamo stare attenti quindi, sennò qua ci schiattano tutti. Allora, almeno dobbiamo costruire una vasca con almeno una castagnola, una bianca e nera. Ok, quindi facciamo un'altra vasca. Però sto facendo troppe vasche, no? Forse anche troppo grande. Con almeno una castagnola. Per cui filtro. Aspetta, questo è il filtro, quindi mi serve il... No. Filtro. Ok. Però dovrei mettere, penso, anche un po' di mangime, eh? Castagnole. Ok. Ora che il tuo acquario ospita alcune specie di pesci, dovresti raggiungere rapidamente il tuo grado successivo. Appena lo farai, sbloccherai nuovi macchinari, decorazioni. Vabbè, non è finita. Maggiore il tuo grado, più usatori attiveranno. Ok, vabbè. Raggiungi il nuovo generatore punti prestigio, lo ottieni ogni volta che un visitatore apprezza qualcosa del tuo acquario. Ci sono molti modi per generare il tuo prossimo per raggiungere il grado successivo. Va bene, ok. Quindi penso dobbiamo andare a raggiungere il grado 2, penso dobbiamo andare avanti. Allora, nel frattempo qui ci informiamo. In questa vasca abbiamo tutto soddisfacente, penso. Che è successo? Ah, nuovo grado. Grado di prestigio è arrivato, perfetto. Ah no, sono arrivato al 2. Ah, fantastico. Porta del personale, un filtro combinato. Caulerpa a grappoli, grotta di legno. Ok. Ora che hai raggiunto il livello 2, hai accesso a più specie. Sbloccale una per volta e assicurati di soddisfare tutte le loro necessità. Vabbè. Grado 2, abbiamo la damigella rara, perfetto, sì. Il problema è che dobbiamo capire. Dobbiamo sbloccare la damigella reale, perfetto. Castagnola stanno di qua. Damigella reale non ce l'abbiamo ancora, quindi possiamo. No. Quindi dobbiamo un po' aspettare. Occhio, perché non vorrei che magari ci muore qualcuno. Ma se ne assumiamo un altro? Vai, ho assunto anche un altro, dai. Così ti dà una mano. Voglio capire, dove stanno i soldi? Allora, i soldi stanno qua, perfetto. Questo è tutto perfetto. Ok, i punti ecologia accumulati, i pesci. Qua ne posso aggiungere. Ottieni almeno una damigella reale. Soddisfa tutte le necessità di damigella reale. Perfetto, sì. Andiamo un po' avanti da quest'altra parte. Allora, possiamo mettere, penso, anche una nuova decorazione. Grotta di legno. Ok, una qua e un'altra qua. Perfetto, credo che abbiamo raggiunto un nuovo grado, eh? Sì. Allora, sblocca damigella reale, dove si vede? Accumula abbastanza punti. Ok, penso damigella reale. Damigella reale, fantastico. Hai sbloccato damigella reale, diamoci un'occhiata. La damigella reale sono delle bellezze molto timide. In altre parole, sono degli animali paurosi. Non metterle nella stessa vasca di specie con le caratteristiche animali aggressivi. Oh. Quindi devo stare pure attento con chi d'accoppio. E questo è un problema. Allora, gialla reale. E dove la mettiamo? Qua? Ok.
Metto una qua, dai. Sblocca la pesena arancione. Almeno una pesena arancione. Perfetto. Quindi, allora, io prima di tutto, visto che sta andando abbastanza bene. Ok, abbiamo già sbloccato. Fantastico. Scegli subito. Ok, e poi mi devi chiudere questo. No, vedi una mazza. Vabbè. Pseudo no, quell'arancione abbiamo detto. Questo è giallo reale. Aspetta, scusami. Dove cavolo sta? Questa è gialla. Giammigiola reale, castagnola bianca e nera. E no. Non c'è più l'arancione, scusami. Momento, filtro di base. Giammigiola coda gialla, ok. Quella reale, castagnola bianca e nera. Pseudo. No. Allora, non mi hai dato. Allora, mi manca qualcosa, eh. Alcune abbastanza punti di ecologia. Ah, ok, ancora non me l'hai sblocchiato. Perfetto. Lo metto qua, che c'è un po' di spazio. Dobbiamo soltanto stare attenti perché lo pseudo di cosa ha bisogno? Terzo giorno. Allora, momento un attimo perché qua stiamo andando un pochettino troppo velocemente. Poi non cade. Allora, pseudo deve avere 10,55. Mangimi arancione. Mangimi arancione, ok. Animali paurosi. Aia. Allora, sembra tutto a posto, eh. Forse qua non c'è. Necessità di una quantità di acqua pari al 50%. Qualità dell'acqua insufficiente. Allora proviamo a mettere magari un sistema di filtraggio migliore. L'avevo visto, eh. Filtro combinato. Vediamo se così va meglio. Qua sembra andare meglio, sbaglio. 62, ok. Quindi qua sta là è salito, ma dobbiamo vedere se qua sale, perché qua secondo me ce ne stanno di più di pesci, quindi devo stare un po' più attento. Ah già, perché là non ci sta, e c'ha ragione, pardon, aspetta, eh. Allora lo devo mettere pure di qua, filtro combinato. Cioè, solo una cosa io non ho capito, ma mo sto filtro non lo posso togliere, per esempio, no? Questo sta qua e questo sta qua. Cioè, uno dei due lo voglio togliere, non lo posso togliere. Vabbè. Ma pensa di sì. Sblocca pesce chirurgico. Attiene almeno. Vabbè, andiamo avanti, dai. Pesce chirurgico giallo. Ok. L'abbiamo scelto. Cioè, noi ci dobbiamo un po' ingrandire, eh. Allora, io farei. No, mi fa andare di qua. Ok. Anche se sì. Ne facciamo un'altra. Vasca base sempre. Dai. State dentro, attenzione. Appena arriva ci mettiamo il pesce chirurgo, quanto stai? 85%, stiamo andando abbastanza bene, possiamo andare un po' più velocemente? 90%, ci siamo quasi? Così, quarto giorno, sembra andare bene, vedi qua, nuovo elemento pesce chirurgo, ok. Al mercato pesce chirurgo giallo, diamoci un'occhiata. I pesci chirurgi gialli richiedono una quantità di acqua superiore rispetto alla specie che hai incontrato finora, pertanto potresti avere bisogno di più filtri. Ah, e nemmeno pesci una vasca. Di mettere meno pesci. Perfetto, quindi allora facciamo così. Iniziamo a mettere. No, ce dovremmo. Mettiamo prima un bel filtro. Quindi aspetta, quanto ci deve serve? Abbiamo detto chirurgo. Quant'è di acqua? 60%. Maledizione. Mettiamo questo combinato. Lo mettiamo qua. Poi ci mettiamo filtro base combinato, ma non c'è bisogno da quello che ho capito. Ci mettiamo questo e poi una roccetta.
Ok. E poi non ne metterei tanti, eh. Vediamo come va, eh. Perché per adesso stiamo a 67%, eh. Dobbiamo stare. Questi che mangiano? Arancione, no? Che mangiano questi? No. Ottieni almeno un pesce. Che cavolo è successo? Non lo so, eh. Ah, pensavo me l'avessi tolto. Che mangime mangiano questi qua? Arancione? Mangime verde. Momento. Ci serve il mangime arancione. È verde, scusate. Sennò poi questi mi muoiono. E che fai? Ma come lo dici? Sei scorretto, vero? Non ne serve ancora un altro? Assumiamo. Vai Roberto, vai pure tu, vai. Che ho paura che qua non ce la facciamo. Come sta andando? Ah, ti serve un'alga. Cioè, vuoi un po' di lattuga da quello che ho visto. Questa vuoi. Ok, ci siamo. Ah, ok, ora sto iniziando a capire tante cose. Qua è tutto soddisfatto. Qua pure. Qua pure. Qua pure. E qua pure. Ok. Magari... Me ne apri un po' troppe. Scegli il tuo prossimo progetto. Vabbè. Pesce soldato grandi occhi. Porca paletta. Però vorrei fare magari qualcosa di un pochettino più figo, eh. Mentre aspettiamo, io farei una bella cosa. Mi allargo un po' di più qua. Così. Ok, poi questo riempi, non so cosa si... Ah, forse possiamo farlo così, guarda. Riempi. Ah, ok, fai il muro, perfetto. Questo è per la parete? Sì. Questo è la scaletta. Oh, nuovo elemento sbloccato, perfetto, grazie. I pesci soldati sono occhi di esemplari notturni, quindi designano una grande quantità di parassi alla luce. Quando hai raggiunto il livello, perfetto. Allora, momento. Questi li voglio fare un po' più fighi. Mettiamo questo. Mettiamo la scaletta. Gli facciamo. Però volevo fare una... Si può fare una vasca un po' più grande, no? No, non me la fa fare così. Solo a fianco, vabbè, ne volevo fare una un po' più grande, non me la fa fare, ma penso che sia ancora presto. Pesce soldato. Allora, abbiamo detto che pesce soldato, dove sta? 55%, ok, poi ci vuole la grotta, la cosa e tutto, ok. No, non esageriamo, aspetta. Allora, ci vuole sicuramente... Io ci metto sempre un buon filtro, così stiamo a posto. Ok. Poi che si mangiano? Ci vogliono due grottine. Ce l'abbiamo la grotta? Eh no. E c'ho... Questa che cavolo è questa? Con questa quantità cruda manina delle vasche ne restano di almeno due. Ah, forse questa, così. Eh no. Non è la stessa cosa. Roccia. Non ce l'ho. Ah, forse questa, così. No. Ok, fantastico, grazie. Allora, i tuoi visitatori cominciano a essere stanchi. Installa delle panche. Ah, non lo sapevo questa cosa. Questa è scorrettezza. Allora, vi metto in pausa, ragazzi. Scusate, sennò qua non ce la facciamo. Questo l'ho messo, il filtraggio l'ho messo. Che si mangiano questi pesci qua? Perché sennò andiamo in difficoltà. Mangime verde, ok, stiamo a posto. Quindi questo stiamo a posto, penso di sì. Tutto rispettato, vero? Sì. Siamo un po' al limite con il filtraggio, 64%. Panche. Ok.
Acquario. Ah, aspetto fantastico, grazie. Ne voglio mettere qualcun'altra però, eh. Dai. Ok, voglio proprio vedere come vi sedete, sinceramente. Ma veramente vi sedete? Ah, bello, usi la scala e poi scendi. No, non funziona così. Allora sta cosa l'abbiamo messa male, secondo me, eh. Accumulo 83-70, ok. Dobbiamo stare quindi 3 minuti. Allora, per adesso è divertente sto gioco. Allora, l'unica cosa è che c'era anche la porta di servizio. Possiamo andare, penso, anche più veloce. Sì. Sembra andare anche tutto abbastanza bene. Se faccio un po' di zoom, sono tutti quanti abbastanza. Però non si vede nessuno. Non è che voglio dire, non voglio essere pignolo, però non si vede nessuno. Vabbè, io questa parte la terminerei qui. Non so se già conoscevate il gioco. È stata una figata pazzesca. Mancano 2 minuti. E poi vedremo naturalmente se vi piace che cosa ne esce fuori. Ci vediamo al prossimo video. Bye.